Gesù finalmente lo rivela a Jennifer. Siamo molto vicini. L'ora è giunta. Poveri voi. Un'ondata di paura e incertezza si diffonde nel mondo. I segni dei tempi sono evidenti e indicano che stiamo vivendo gli ultimi tempi. È giunto il momento di prepararsi all'avvento del Signore, intensificando la nostra vita di preghiera e di penitenza. Solo così potremo affrontare le sfide che ci attendono e trovare la forza di perseverare nella fede. Gesù lo dice chiaramente in questo messaggio donato alla veggente americana Jennifer. Siamo molto vicini alla fine dei tempi e all'avvertimento che porterà con sé un grande periodo di tribolazione, soprattutto per l'Europa. Leggiamo il messaggio. Figlioli, state vicini a me perché io sono Gesù. Solo attraverso la preghiera potrete ottenere le grazie necessarie per lo sconvolgimento che presto si diffonderà da una nazione all'altra. Le nazioni che sono non lo saranno più, perché alcune parti dell'Europa saranno distrutte. Pregate, figli miei, pregate per la pace, pregate perché i cuori si ammorbidiscano, perché ci sono molti uomini che hanno fame di guerra perché si sono affamati di vivere nella verità. Non c'è confusione nella verità, perché ciò che negate come verità in questa vita non può essere negato nella prossima. Pregate come non avete mai pregato prima, perché l'ora è vicina. Invocate la legione degli angeli perché vi guidi e vi protegga. Chiedete allo Spirito Santo di aiutarvi a discernere la mia volontà per vivere la vostra missione in questa vita. Recitate il rosario ogni giorno, perché attraverso mia madre che vi avvicinerà a suo figlio, perché io sono Gesù. Questo mondo inizierà a tremare, perché un'ondata di lutto arriverà e coglierà molti di sorpresa. Ho avvertito il mio popolo che l'innocenza dei miei piccoli sta per essere spogliata e il sacrificio di queste anime innocenti è il motivo per cui mio padre non può più trattenere la sua giusta collera. Il precipizio in cui l'umanità si è portata porterà il tempo dell'avvertimento. È tempo di raccogliere le vostre candele benedette e di pregare, perché non c'è nulla di troppo grande per la mia misericordia. Ora andate avanti perché io sono Gesù e siate in pace, perché la mia misericordia e la mia giustizia prevarranno.